Abbiamo più volte parlato dei miti del diluvio dei popoli del pianeta, così come ci siamo soffermati in molti video ad analizzare la situazione climatica che il nostro pianeta visse tra la fine dell'ultima glaciazione e l'evento che oggi viene denominato Younger Dryas. In molti casi ci siamo soffermati a tentare di capire se eventi catastrofici avvenuti circa 12.500 anni fa possano essere stati mutuati attraverso le leggende e i miti di molte civiltà del pianeta. In questo nuovo video proseguiremo il nostro viaggio e ci addentreremo nella poco conosciuta, quanto affascinante, religione zoroastriana e la sua tradizione di un cataclisma che avrebbe sconvolto la Terra migliaia di anni fa. Anzitutto, l'età esatta dello zoroastrismo non è stata ancora definita con precisione dagli studiosi, così come non si conosce dove sia sepolto il suo fondatore, Zoroastro, dal momento che persino l'epoca in cui sarebbe vissuta questa figura, il profeta Zarathustra, meglio noto come Zoroastro, è del tutto incerta. Di fatto, come ammette l'autorevole enciclopedia della Columbia University, cito testualmente, la controversa datazione di Zarathustra rappresenta un permanente motivo di imbarazzo nell'ambito degli studi zoroastriani. Gli storici greci furono tra i primi a interessarsi dell'argomento. Plutarco, ad esempio, ci dice che Zoroastro visse 5.000 anni prima della guerra di Troia, anch'essa oggetto di incertezza storica, ma generalmente collocata verso il 1300 a.C., e quindi Zoroastro sarebbe collocabile verso il 6300 a.C. Una cronologia analoga è fornita da Diogene Laerzio, che dichiara come Zoroastro fosse vissuto 6.000 anni prima della campagna greca di Serse, quindi attorno al 6480 a.C. Più di recente, gli studiosi hanno proposto per la sua vita datazioni molto distanti tra loro, come ad esempio una data che oggi viene stabilita come valida, il 1750 a.C. Ma le date che abbiamo fornito prima sicuramente non possono né debbono essere scartate, non solo perché vengono da fonti autorevoli del passato, ma perché sono moltissime le tradizioni che collocano Zoroastro in un periodo così remoto della storia umana. Qualunque sia la verità, tutti concordano sul fatto che lo stesso Zoroastro prese in prestito elementi da tradizioni molto più antiche e che lo zoroastrismo, quindi, come altre religioni, estende profondamente le proprie radici nella preistoria del genere umano. Nelle scritture di questa religione, note come Zend Avesta, si dichiara inoltre e apertamente come alcune sue parti si ispirino ad antichissime tradizioni orali. I versi parlano inoltre di un antenato primordiale chiamato Yima, il primo uomo, ovvero il corrispettivo dell'Adamo biblico, ma che fu anche il primo re e il fondatore della civiltà antica e che compare nella sezione di apertura dello Zend Avesta noto come Vendidad. Al suo interno leggiamo che il dio Ahura Mazda creò la prima terra e, come il giusto Ima, il grande pastore, fu il primo mortale con il quale Ahura Mazda scelse di conversare, istruendolo per farlo diventare un predicatore. Ima però rifiutò questa proposta, al che il dio gli attribuì un compito diverso. Recita l'antico testo che dal momento che tu non vuoi essere il predicatore, il portatore della mia legge, allora rendi il mio mondo rigoglioso, rendi il mio mondo più grande, impegnati a nutrire, governare e proteggere il mio mondo. Così ci dice lo Zend Avesta. Questa volta Ima acconsentì. E il dio gli consegnò quindi un anello d'oro e un pugnale intarsiato sempre d'oro. È importante notare come questa tradizione abbia notevoli paralleli con altre leggende che, per esempio, possiamo trovare in Sud America, nelle Ande, ma che non saranno oggetto ovviamente di questo video. La tradizione zoroastriana racconta poi come Yima premette la terra con l'anello d'oro e la perforò con il pugnale.
Con questa azione sappiamo che fece sì che la Terra diventasse più grande di un terzo di quanto era prima. Un'impresa che nel corso dei millenni successivi Yim avrebbe ripetuto per due volte ancora, raddoppiando in questo modo l'area disponibile per le greggi e le mandere, con uomini e cani e uccelli, così ci dice il testo sacro zoroastriano, che si radunarono ovviamente intorno a lui, secondo il suo desiderio e la sua volontà, tanti quanti ne desiderava. Da un punto di vista anatomico, gli esseri umani come li conosciamo oggigiorno esistono, per quanto ne sappiamo, da poco meno di 200.000 anni. Il più antico scheletro di essere umano moderno, infatti, che è stato riconosciuto dalla scienza, proviene dall'Etiopia e risale a circa 196.000 anni fa. All'interno di questo lasso temporale, direi abbastanza ampio, esiste solo un periodo in cui le parti di terra utili agli esseri umani aumentarono considerevolmente a seguito dell'ultima glaciazione e di un volume di acqua congelato sulla terraferma, e questo fu proprio durante l'ultima era glaciale, che avvenne tra i 100.000 e gli 11.600 anni fa. La paleoclimatologia, di controparte, ci conferma che le terre precedentemente sommerse per un totale di 27 milioni di chilometri quadrati, che equivalgono a un'area corrispettiva all'Europa e alla Cina messe assieme, emersero grazie all'abbassamento dei livelli dei mari durante l'ultimo massimo glaciale, che avvenne circa 21.000 anni fa. Indubbiamente può risultare forzato ritenere che nella storia di Yima si stia facendo proprio riferimento a questo periodo storico e all'aumento delle terre dovuto alla glaciazione e al ritiro dei mari sotto forma di acqua ghiacciata sulla terraferma, ma indubbiamente ci solletica l'idea che forse questi antichi eventi potessero essere stati vissuti e quindi poi tramandati nei millenni da qualcuno. È interessante poi notare cosa accadde in seguito. Dopo un periodo di tempo estremamente lungo, si legge nei testi zoroastriani, che Yima venne convocato in un luogo di incontro presso il fiume Daitya, dove il dio Ahura Mazda gli apparve recando un infausto avvertimento di un improvviso catastrofico cambiamento climatico, quello che in altre religioni viene definito diluvio universale. Così recita sempre la Vesta. O giusto Yima, sul mondo materiale inverni fatali stanno per abbattersi, che porteranno il gelo feroce e malvagio. Sul mondo materiale l'inverno fatale sta per abbattersi e farà cadere spessa neve fino sulle cime delle più alte montagne. Quindi costruisci un vara, ovvero un ipogeo, una cavità sotterranea, lungo come un galoppatoio su ogni lato del quadrato. Laggiù portaci semi di pecore, buoi, uomini, di cani, di uccelli e di ardenti fuochi rossi. Laggiù porterai semi di uomini e di donne tra i più grandi, i migliori e i più belli della terra. Laggiù tu porterai semi di ogni genere di bestiame tra i più grandi, i migliori e i più belli della terra. Laggiù tu porterai i semi di ogni genere di albero, tra i più grandi, i migliori e i più belli della terra. Laggiù tu porterai i semi di ogni genere di frutto, i cibi più sazianti dal profumo più dolce. Tutti questi semi tu porterai, due di ogni genere, così che si mantengano inesauribili laggiù, finché gli uomini resteranno nel vara, così ci recita il testo. Le misure riportate nel secondo capitolo dello Zend Avesta ci dicono che il vara che Yima costruì era nella forma di una caverna multipla sotterranea lunga 3 km e larga 3 km. Quello che ci dice il testo è che questo rifugio sarebbe servito per trovare riparo da un terribile inverno che si sarebbe abbattuto su Airiana Vejo e, come ci dice un altro testo zoroastriano, intitolato Bundahishn, lo spirito maligno balzò fuori dal cielo come un serpente, abbattendosi sulla terra. Giunse sfrecciando a mezzogiorno e allora il cielo fu scosso e spaventato da lui,
come una pecora lo è da un lupo. Scese sull'acqua che era posta sotto la terra, trafiggendo e penetrando il centro di questa terra. Si scagliò sull'intera creazione e da allora il mondo fu così dolente e oscuro a mezzogiorno come se fosse notte fonda. Tra la fine dell'ultima glaciazione e l'inizio dello Younger Dryas vi furono quasi 2 millenni di clima caldo e temperato, che sicuramente per i popoli che abitavano il pianeta in quell'epoca sembrò un'età dell'oro rispetto alla morsa di ghiaccio che aveva attanagliato i loro antenati e al disastro che sarebbe giunto circa 12.000 anni fa con un grandissimo impatto meteorico. Lo spirito maligno a cui si attribuisce questa morsa di gelo è Angra Mainyu, la parte oscura dello zoroastrismo, che si oppone e tenta di contrastare l'operato di Ahura Mazda. Lo zoroastrismo, ricordiamolo, è una religione intimamente dualistica in cui gli esseri umani e le scelte che facciamo nel bene e nel male sono visti come gli oggetti di una eterna competizione tra la luce e l'oscurità. In questa eterna lotta non sempre vince il bene, e così il Vendidad ci ricorda che anche se Airiana Vejo era stata la prima delle buone terre e delle buone contrade che erano state create da Ahura Mazda, non riuscì a resistere alle forze oscure. E allora, dice sempre il testo, giunse Angra Mainyu, che è morte, e creò a sua volta, con la sua stregoneria, il serpente nel fiume e l'inverno, un'opera dei demoni. Ora vi sono 10 mesi invernali laggiù, 2 mesi estivi, e questi sono freddi per le acque, freddi per la terra, freddi per gli alberi. L'inverno cade laggiù con la peggiore delle sue piaghe. Riproposta fedelmente la tradizione zoroastriana, notiamo un particolare interessante. Non abbiamo, rispetto ad altri miti, la presenza di creste oceaniche atte a distruggere ogni terra emersa, né la costruzione di un'imbarcazione per salvare dalle acque i pochi superstiti, così come piante e animali. Nel mito zoroastriano del diluvio troviamo invece un inverno glaciale e la costruzione di un rifugio sotterraneo per salvare la specie umana. A questo punto non possono non venirci alla mente le città sotterranee turche come Derinkuyu, tra l'altro poco distante da siti come Göbekli Tepe o Karantepe, e che stanno cambiando negli ultimi anni la nostra concezione della storia antica. Il mito non ci dice se questi Vara fossero stati realmente le città sotterranee turche, ma indubbiamente la domanda nasce legittima, così come la possibilità che questi stessi ipogei possano essere molto più antichi di quanto ritenuto fino ad oggi. Abbiamo dedicato a questo riguardo un video e ne dedicheremo sicuramente altri nel futuro. Come sappiamo, non è possibile datare la roccia né tantomeno uno scavo, ma è curioso però che i livelli più alti di città sotterranee come Derinkuyu siano quelli più antichi, mentre quelli più profondi siano i più recenti. I testi zoroastriani poi non lasciano dubbi riguardo al fatto che queste condizioni climatiche rappresentassero una minaccia mortale alla futura sopravvivenza della civiltà. Quando poi leggiamo che il Vara di Ima doveva essere costruito su 3 livelli sotterranei, ciascuno più piccolo di quello superiore, ciascuno con il proprio sistema di strade che si intersecavano, è legittimo domandarsi se non stiamo parlando di un qualcosa che richiese un livello ingegneristico e costruttivo, ma anche di tempo, oltremodo avanzato. Lo Zenda Vesta riporta che nella parte più grande di quel luogo costruirai 9 strade, 6 nella parte centrale, 3 in quella più piccola. Nelle strade della parte più grande tu porterai 1000 semi di uomini e donne, nelle strade della parte centrale ne porterai 600, nelle strade della parte più piccola ne porterai 300. Penso che questa descrizione degli scopi e delle funzioni di parte di questa struttura si spieghino abbastanza da sole. La domanda ulteriore che potremmo porci è però come fosse illuminato un ambiente così vasto. Ci viene sempre incontro la Vesta, che oltre a renderci noto come l'accesso al Vara
fosse protetto da una porta che sigillava gli ambienti interni da quelli esterni con l'anello consegnato a Ima da Ahura Mazda, a Ima viene chiesto anche di costruire una finestra che irradia da sé luce all'interno. Ovviamente Ima all'inizio non capisce, chiede delucidazioni a riguardo e Ahura Mazda gli risponde criticamente che esistono luci increate e luci create, questo sempre nello Zen da Vesta. Le prime sono le stelle, la luna e il sole, che non potranno essere viste all'interno del Vara durante il lungo inverno, mentre le seconde sono artificiali e, cito testualmente, risplendono da sotto. Ima eseguì gli ordini del suo dio e da quel momento il Vara brillò di luce propria. Fatto questo, lo Zen da Vesta prosegue affermando che fece fluire le acque in un letto lungo un miglio. Là pose degli uccelli presso le rive sempreverdi che producono cibo inesauribile. Là stabilì delle dimore formate da una casa con un balcone, un cortile e una veranda. Una descrizione, diremmo, oltremodo curiosa. La Vesta prosegue affermando che egli portò il seme di uomini e donne, là egli portò il seme di ogni genere di albero e ogni genere di frutto. Tutti questi semi egli portò, due di ogni genere, così che si mantenessero inesauribili laggiù, finché gli uomini fossero restati nel Vara. A tutto questo si aggiunge un'altra nota curiosa e direi anche suggestiva, che è nella nota a pagina 20 dell'edizione dello Zen da Vesta curata niente meno che da Max Müller, il padre della teoria indoeuropea. Nel testo e nella nota si afferma, sulla base di antichi commentari, cita Müller, che nel Vara i suoi abitanti vivono laggiù per 150 anni. Alcuni raccontano che non muoiono mai. In aggiunta si afferma che i figli generati da ogni coppia non provengono da un'unione sessuale, bensì dai semi depositati nel Vara. Ovviamente questo è un commento allo Zen da Vesta basato su tradizioni antiche, ma ci porta a riflettere su quello che realmente fosse stato lo scopo di questa struttura sotterranea. Tra gli altri elementi curiosi citati nell'antico testo zoroastriano si parla anche di una coppa miracolosa attraverso cui era possibile vedere tutto ciò che accadeva nel mondo e anche di un trono di vetro, a volte descritto come un occhio di vetro, che era in grado di volare. Beh, direi che c'è veramente tanto su cui meditare. Tutti questi dati potrebbero essere interpretati, come è stato fatto per lungo tempo, come un mito generato dalla mente fantasiosa di qualche antico redattore. Ci chiediamo però se invece dietro a tutto questo non possa nascondersi anche un resoconto tramandato di generazione in generazione di antichi superstiti a questo evento così estremo e drammatico. Potremmo ipotizzare e immaginare che il racconto dello Zen da Vesta possa riferirsi ad un rifugio che venne realmente creato per proteggere e preservare una parte della specie umana? Ci mancano ovviamente ancora moltissimi dati per poterlo dire, ma personalmente penso che questa possibilità sia molto più concreta di quanto potremmo mai immaginare.